La croce al cavo ha un braccio singolo dal basso verso l'alto, è un ottimo esercizio per lavorare sulla porzione clavicolare del gran pettorale. Per svolgere questo esercizio consiglio l'utilizzo di una maniglia. Partiremo da una posizione di circa 90 gradi rispetto al macchinario e poi andremo a ruotare leggermente nella direzione del macchinario per permettere al nostro braccio di andare in massima adduzione. Quindi se noi svolgessimo l'esercizio stando perfettamente dritti, la massima adduzione per me sarebbe questa: nel momento in cui mi ruoto riesco a avvicinare il braccio ancora di più e quindi a contrarre maggiormente il gran pettorale. Qui da questa posizione, mantenendo le spalle basse, il petto aperto, il gomito leggermente piegato, andremo a eseguire questo movimento dove la mano arriva circa davanti alla spalla opposta e circa alla stessa altezza, in questo modo. Gli errori comuni nell'esecuzione di questo esercizio sono il fatto di ruotare durante l'esecuzione o di piegare il gomito, quindi di fare un movimento di questo tipo col gomito molto piegato, invece di lasciarlo solo leggermente piegato e di avere il braccio quasi completamente disteso.